su Enjoy Television più bello che mai. Cody! Dopo il tour estivo, vado un po' di vacanza e sono tornato su Enjoy. Caspita, cosa hai fatto? Sei in forma strepitosa. Devo dire grazie alla fidanzata, Motul. Ah. Vabbè ragazzi, sono sempre le donne alla fine, sono sempre le donne. O i trans, dipende dai gusti. Ma certo, perché dopo l'anno scorso che avete vissuto anche voi i momenti, sai, quasi una stagione che tra virgolette è abbastanza corta, perché la gente si ricorda più dell'estate che di tutto. Ora siamo tornati a ottobre, dopo 5 mesi di mancanza, siamo tornati a casa. Paco Sunapre, il 20 di novembre avremo Luca Agnelli e Ricky Leroy, e poi il panorama si aprirà su altre cose interessanti. Quest'anno la differenza degli anni scorsi, avremo una data al mese. Io prima, quando eri in console, ho sentito qualcuno che è venuto da te e ti ha detto: Cody, allora me lo spacchi questo locale o no? Hai un compito impegnativo, eh? Ma guarda, su queste cose il fatto del mio compito, tra virgolette, il fatto di dire, di fare una presentazione, loro intendono quello, che dai, secondo me come nei migliori film o nelle migliori cose è l'inizio quello che ti colpisce, la sigla, e quindi penso che si riferiva a quello. Ricomincia una nuova stagione e, come ha anticipato prima Cody nell'apertura di serata, insomma il pubblico di Reggio Emilia può, e non solo, può tra virgolette tornare a casa. Beh, ha risposto bene stasera. Mi sembra che abbia risposto molto bene. Siamo contenti, siamo contentissimi. Un opening party con Paco Osuna. Perché Paco Osuna per l'opening party? Ma abbiamo deciso di sposare un po' Clonk con Minus, queste cose qua, e abbiamo scelto Paco Osuna per l'apertura. Mi sembra che ha risposto bene il pubblico, quindi siamo felici. La vostra direzione musicale di questa nuova stagione quale sarà? Ma quest'anno noi, a differenza un po' dell'anno scorso, abbiamo inserito i nostri italiani, rifaremo delle serate con Ricky Leroy, sabato prossimo abbiamo Luca Agnelli e poi un po' di sorprese ci sono. Tipo? Sorprese? No, tipo? Aspettiamo. Straniero dà un valore aggiunto al locale secondo te o al giorno d'oggi? Com'è la posizione? Sicuramente dà un qualcosa in più al club, che risulta un pochino più internazionale, cioè non solo l'italiano che il pubblico ha imparato a seguire negli anni, segue anche molto il pubblico straniero. Diciamo che lavoriamo con un pubblico che ormai con internet, con le varie comunicazioni, segue il discorso internazionale, quindi non puoi più dare un discorso solo italiano, fai anche un discorso internazionale, quindi scegliamo un po' di DJ come Paco Osuna, eccetera eccetera. Una volta al mese l'Eden? Per adesso una volta al mese, poi da gennaio ripartiremo con 2 volte al mese, una a Reggio Emilia e una a Parma. Una a Reggio Emilia e una a Parma, quindi sempre in Emilia Romagna ma su 2 location. Esatto. Perché? Perché noi siamo di Parma e ci torna più comodo farlo a Parma. No, nel senso, a Reggio Emilia abbiamo costruito questa situazione, abbiamo deciso di farlo una volta al mese, a Parma faremo una volta al mese dove siamo partiti, ritorniamo dove abbiamo cominciato, che era l'Eden.
l'appuntamento di novembre, quando sarà, con chi sarà? Sarà qui il 20 novembre con Ricky Leroy e Luca Agnelli, naturalmente Cody. Ragazzi, amici di Enjoy Television, non si può perdere, quindi mi raccomando, segnate sul calendario 20 novembre 2010. Paolino, Marcello, Cody, tutto lo staff dell'Eden vi aspetta qui, insieme a Ricky Leroy, Luca Agnelli, che dire, vi aspettiamo qua. Ciao!